avrebbe costretto due donne a fare sesso davanti ai loro stessi figli e poi le avrebbe accoltellate. Si chiama Mohamed Zaran, è un cuoco di 38 anni di età e è stato condannato a 16 anni di reclusione in carcere per aver compiuto abusi sessuali ma anche omicidio. L'uomo avrebbe costretto le donne a fare sesso tra di loro davanti ai figli delle due, una delle quali era così piccola da credere che quanto stesse accadendo fosse in realtà un gioco. Dopo avrebbe obbligato i due a fare sesso anche con lui, e quando una di loro si è rifiutata l'ha coltellata forte. L'altra è riuscita a fuggire di casa allertando i vicini di quanto stava succedendo. Le due amiche si trovavano a casa e avrebbe fatto irruzione. E avrebbe iniziato un incubo, non riuscirò mai a togliermi quell'immagine dalla mente, avrebbe raccontato la superstite. Vivo nella paura che una volta uscito dal carcere tornerà da me e finirà quello che ha iniziato. L'uomo avrebbe negato i reati di violenza sessuale e omicidio, però il tribunale lo avrebbe ritenuto colpevole e ha emesso una sentenza definitiva a suo carico. Grazie cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto a voi tutti e buona giornata.